volte per fare un complimento a un libro e per invogliare gli altri a leggerlo, si dice io l'ho divorato. No, questa volta io invece non posso dire del libro di Padre Mariano l'ho divorato, perché questo non è un libro da divorare, è un libro da sorseggiare, cioè da prendere a piccoli sorsi, perché è molto denso e un po' come un vino forte che si prende a piccoli sorsi. Io non so neppure se sono la persona adatta a presentare questo libro, quindi mi rallegro molto che ci sia la professoressa che lo affronta da un punto di vista che è forse essenziale in questo libro, il punto di vista appunto della poesia, dello stile. Certo non è un libro, come ne ho scritti anch'io, di sussidi per l'omelia domenicale, no? Non è facile usarli. Bisognerebbe trasformarli per poterli utilizzare anche come sussidi per l'omelia. Cosa contiene questo libretto, Mistero e Stupore? Sono delle riflessioni, delle meditazioni, degli sguardi di contemplativo, perché qui proprio Padre Mariano tradisce la sua vocazione di contemplativo, che seguono le letture e la liturgia della Settimana Santa e in particolare del Triduo Sacro, cioè degli ultimi tre giorni della Settimana Santa, facendo su questi testi delle riflessioni, lanciando degli sprazzi di luce, di meditazione, ognuno dei quali è come se fosse un invito a proseguire la contemplazione, la riflessione. Hanno una valenza poetica indubbia, che è quello che a me manca, io sono più discorsivo nei miei scritti. Nella prima parte, che sarebbe la Settimana Santa dell'anno A, il titolo è La Pasqua, mistero e canto, con il trattino in mezzo, vuol dire l'uno e l'altro, che è un mistero da cantare e un mistero di incanto, cioè di stupore. La seconda parte segue, copre lo stesso giorni e testi della Settimana Santa, del secondo ciclo però, che è quello dove si legge il Vangelo di Marco. E qui il protagonista è la donna, infatti questa parte è intitolata La Pasqua, mistero al femminile. Ecco perché io avevo invitato oggi la professoressa a prendere il centro, a stare qui al centro, non ha accettato. La terza parte, che segue l'anno C, ha come protagonista la folla e già potete capire un po' l'originalità di questo libretto, che non è davvero scontato, non è così, sono le vie solite. La folla, dunque la protagonista, infatti questa terza parte è intitolata La Pasqua, mistero affollato. E si presentano le varie folle che si presentano nei racconti evangelici della Settimana Santa, folle osannanti il giorno delle palme, folle che gridano crucifice il giorno di Venerdì Santo, folle che si battono il petto dopo la Pasqua. La folla è come facile da manovrare, ma anche la folla che parla della responsabilità di chi le manovra, le strumentalizza. Ecco, vorrei semplicemente fare qualche riflessione su ognuna di queste tre parti, di questi tre grandi temi. Il primo è la Pasqua, mistero, incanto, e mi pare che il tema centrale sia lo stupore. Mi piace molto questo, devo dire, mi piace molto questo stimolo, questo invito a vedere la Pasqua come un'occasione di stupore. In questo credo che ci è di modello, anzi un modello insuperabile, l'exultet pasquale, cioè il preconio che si canta la notte di Pasqua, perché quello è veramente un canto del mistero. È il mistero nel canto, non solo perché l'esultet è accompagnato da una melodia
bellissima, ma perché è pieno di stupore, è pieno di punti interrogativi. O felice colpa, il più ardito di questi esclamativi è il grido o felix culpa, o felice colpa, perché nessuno si era sognato di dire che il peccato di Adamo era qualcosa di felice, e l'autore, seguendo Sant'Ambrogio, forse che aveva avuto espressioni analoghe, nell'entusiasmo della Pasqua arriva a dire felice colpa, perché è felice? Perché ci ha meritato di avere un così grande Redentore. Quindi a un mondo senza peccato e senza Gesù si preferisce un mondo con il peccato ma con Gesù. E io sono d'accordo in questo. Io sono d'accordo che se questa era, per così dire, la condizione per avere Gesù, allora ben venga anche felice colpa, ragione, l'esultet. Credo che leggere queste pagine dedicate alla Pasqua come mistero ci dovrebbero aiutare a recuperare questa dimensione della meraviglia, dello stupore, senza del quale la fede è morta, perché la fede senza stupore è morta. Non è fede, nel senso che se uno crede veramente le cose, che Gesù, il Figlio di Dio, si lascia inchiodare, che muore sulla croce tra malfattori senza fare nulla, senza mettere in moto la sua onnipotenza, se uno crede queste cose ma non trasalisce, non si stupisce, vuol dire che non vuol dire che è una fede che è ferma qui, al cervello, non è scesa. La meraviglia è la madre della fede, quindi vi invito a leggere, perché la mia presentazione dovrebbe essere proprio più che altro un invito a leggere, a sussergiare questo libretto. Ricordo un episodio che ho letto qualche volta che ci fa capire l'importanza, anzi la necessità che la fede sia accompagnata da uno stupore. Era un ateo che dava questa testimonianza, dice: io per mio dovere d'ufficio, perché era un ufficiale pubblico, devo assistere spesso a dei funerali religiosi. E sento che il celebrante dice: quest'uomo risorgerà, questa donna risorgerà nell'ultimo giorno, nella gloria, sarà unita a Cristo nella gloria. L'ateo dice: io mi guardo intorno e mi pare che nessuno fa una piega. Quello dice che Cristo è risorto, quest'uomo risorgerà, la vittoria, la morte è stata vinta, ma nessuno sembra fare una piega. E lui si era scandalizzato, ma se io credessi veramente quello che loro credono, io credo che mi metterei a fare i salti di gioia. Ora, evidentemente, non si richiede che noi saltiamo fisicamente, però qualche sussulto del cuore bisognerebbe averlo qualche volta. E per questo benvengono queste pagine che ci aiutano, ci danno come una spinta a entrare in questa dimensione di mistero. Nel 2005, che fu l'ultimo anno di pontificato di Giovanni Paolo II, lui dichiarò quell'anno l'anno eucaristico e scrisse anche una lettera molto bella, molto profonda, Ecclesia de Eucaristia. Ma in tutta questa lettera, teologicamente molto densa, ci fu un'espressione che mi colpì e mi è rimasta impressa. Giovanni Paolo II parlava della necessità per i cristiani di riscoprire lo stupore eucaristico. Allora, questa espressione è un po' insolita, quindi mi ha fatto riflettere cosa voleva dire il Papa, che dobbiamo riscoprire lo stupore eucaristico, e voleva dire più o meno quello che stiamo dicendo, cioè che i cristiani non dovrebbero dare l'Eucaristia come scontata, riceverla, trattarla, assistere alla messa, così come fosse una cosa ordinaria, e dobbiamo evocare, noi suscitare la capacità di meravigliarci. Uno che aveva questa capacità, questo stupore eucaristico in una maniera sublime, era Francesco d'Assisi. I miei fratelli benedettini mi perdoneranno di fare un po' propaganda anche ai francescani,
Francesco d'Assisi non parla mai dell'Eucaristia se non per esclamazione: o umiltà sublime, o sublimità umile, guardate frati, diceva in una lettera ai suoi frati, guardate frati l'umiltà di Dio. Si sente proprio la capacità di Francesco, come lui era pieno di stupore, di meraviglia davanti a Frate Sole, Sorella Luna, davanti a tutto il creato, e così è infinitamente di più, era capace di stupirsi, di meravigliarsi. Questa credo che sia la lode migliore che possiamo fare a Gesù è quella di meravigliarci, di stupirci, come quando davanti a qualcosa di grandioso, più che le parole, dicono l'emozione, la commozione, è la reazione più forte, più sincera davanti. Allora grazie Padre Mariano che ci inviti in questa prima parte a riscoprire lo stupore. Questo è uno stupore un po' speciale, che non si può suscitare artificialmente, e neppure è frutto così di una predisposizione naturale. Qui ci deve entrare uno specialista. E chi sarà questo specialista? È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'unico che fa suscitare questo stupore, questa capacità di meraviglia, perché lo Spirito rende nuove le cose, fa nuove tutte le cose, e quello che impedisce in noi lo stupore è l'abitudine. Facciamo l'abitudine alle cose, all'Eucaristia, alla parola di Dio, e già Sant'Agostino diceva assueta vilescunt, le cose che si fanno abitualmente si sviliscono. Ecco, lo Spirito Santo quindi è il protagonista, lo specialista dello stupore, perché lui è capace di fare nuove le cose. Io dico, lo Spirito Santo non fa cose nuove, perché Gesù ha fatto tutto, le istituzioni, i sacramenti. Lo Spirito Santo non fa cose nuove, ma fa nuove le cose. Capite la differenza? È troppo sottile. Lo Spirito Santo non istituisce nuovi sacramenti, non istituisce nuovi ministeri, però rinnova quello che Gesù ha fatto. La parola di Dio la rende nuova, attiva, viva. Bene, qualche riflessione sulla seconda parte, la Pasqua, mistero al femminile. E qui, se mi è permesso, voglio leggere un brano che mi ha colpito, anche perché questo serve forse più che tutte le spiegazioni a dare il senso, un po' il tono di questo libro. È un'affermazione perentoria, non ci sono rischi di fraintendimenti. La proclamazione del Vangelo sarà sempre e ovunque accompagnata dalla memoria di una donna e della profezia di cui è stata capace. Il Vangelo, sempre e ovunque, dovrà profumare di nardo. Sentite, no? Che c'è una capacità di associazioni poetiche. Sempre e ovunque la proclamazione del Vangelo dovrà essere accompagnata da mani di donna che conoscono l'arte dell'unzione. È ovvio che si riferisce a Maria che unge i piedi a Gesù, capitano. Non ci sarà Vangelo senza donne che giochino d'anticipo. Non ci sarà Vangelo senza donne che sappiano assumersi il rischio dello spreco. Oh, l'allusione a Maria che spreca il profumo. Non ci sarà Vangelo senza donne in ascolto del richiamo del gratuito, senza donne che non si lasciano imprigionare nei meandri dell'interesse. Non c'è Vangelo senza amore. Non c'è Vangelo se mentre gli uomini fanno i loro calcoli e si affannano dietro le loro diplomazie, non ci sono donne che pensano solo ad amare, a versare profumo. Non ci sarà Vangelo se non ci saranno donne pronte alla tenerezza, teneramente audaci a sfidare ogni convenienza e ogni convenevole. Ora, carissime donne presenti, non prendete queste parole solo un gran complimento che vi è fatto. È anche un incarico, è anche una responsabilità essere questo che qui si dice. Sì, anch'io mi sono interrogato, specialmente in un discorso del Venerdì Santo di qualche anno fa, no? Perché le donne sono le uniche a rimanere vicine a Gesù fino alla fine? Perché sono le prime a vederlo risuscitato?
una spiegazione c'è. È quella che emerge da quello che abbiamo letto, questa connivenza, questa particolare affinità tra la donna e l'amore, il cuore, la tenerezza. Le donne non avevano seguito Gesù per la promessa di 12 troni, come agli apostoli aveva detto, voi sederete su 12 troni. Le donne non avevano chiesto a Gesù, come i figli di Zebedeo, di sedere uno alla destra e uno alla sinistra. Avevano seguito Gesù per amore, non per interesse, neppure per l'attesa di qualche vantaggio terreno o politico. Lo servivano, il Vangelo dice che queste donne seguivano Gesù e lo servivano. Quindi effettivamente la donna ci richiama a questa dimensione di gratuità, di amore, di servizio. Alla domanda che si sono posti da sempre, perché è una donna Maria Maddalena a vedere per prima il risorto, che a noi sembra oggi non ci suscita particolare sorpresa, è vero, ma al tempo degli apostoli questa era una cosa grossa, vi assicuro io, era forse il modo migliore per rendere incredibile la risurrezione di Gesù. Se uno voleva squalificare una notizia, la metteva sulla bocca di una donna. E la donna non era neppure abilitata a essere testimone in un giudizio. E il Vangelo piazza pulita di tutti questi pregiudizi e fa che sia la donna a vederlo prima risorto e lei a portare l'annuncio agli apostoli. Un autore antico, era un poeta bizantino, un po' come pare Mariano, uno che si esprimeva in poesia, ha scritto tante poesie, Romano il Melode, dava questa risposta, che evidentemente è una risposta che fa piacere agli uomini, ma che non è vera. Siccome era stata una donna la prima a peccare, ecco perché bisognava che fosse una donna la prima a vedere la vittoria sul peccato, il Cristo risorto, ma non è così. Maria Maddalena è la prima a vedere Gesù risorto, perché fu l'ultima a lasciarlo sulla croce, sul Calvario. Aveva molto amato. E quindi questa parte ci può aiutare sia le donne a riscoprire il loro compito, il loro ruolo nella famiglia, nella società, nella Chiesa. Sempre più la Chiesa riconosce questo ruolo della donna. Si è fatto molto in questi ultimi anni, soprattutto con la lettera di Giovanni Paolo II, Mulieris Dignitatem, e Benedetto XVI aveva anche lui espresso più volte il desiderio di concretizzare questa maggiore presenza della donna nella Chiesa, non ha fatto in tempo, e Papa Francesco pare deciso a fare questi passi che ancora mancano, cioè quello di assegnare alle donne non un ruolo analogo, non un'imitazione del ruolo maschile, ma comunque un posto che rappresenti nella Chiesa il femminile, questo carisma del femminile. C'è un punto, un'associazione, perché il libretto è fatto di associazioni, di rimanti poetici, c'è un'associazione, padre Mariano, che mi ha lasciato a prima vista un po' perplesso, cioè tu dici, ti domandi come mai nel Giovedì Santo non c'è menzione di donna, nell'ultima cena sono tutti uomini, non si parla di nessuna donna, no? E la risposta di padre Mariano è che nell'ultima cena è Gesù che impersona il femminile, perché se il femminile si concretizza nel servizio umile di lavare i piedi, è Gesù che fa quel servizio. Quindi in questo senso sarebbe Gesù stesso che li rappresenta, ed è giusto perché in Dio maschile e femminile sono uniti, no? E Gesù rappresenta anche questo. Dicevo, all'inizio questa associazione mi ha un po' lasciato, e poi mi sono ricordato di un affresco che c'è nella Cappella Redentoris Mater in Vaticano, che è quella dove io do le meditazioni al Papa, anche dopodomani dovrò dare la quinta meditazione. È una cappella all'interno del Vaticano che è stata ricoperta di mosaici da Marco Rupnik, ed è, vi assicuro, uno splendore. Quando la gente che entra per la prima volta lì rimane proprio un po' senza respiro. Fu un dono al 50° di sacerdozio di Giovanni Paolo II, tutti i cardinali fecero un dono al Papa, e con il ricavato lui volle
che rimanesse in Vaticano il segno del passaggio di un papa slavo. Allora ha chiamato questo artista sloveno a fare una cappella dove domina l'arte bizantina. Sono tutte icone, tutti mosaici di l'iconografia bizantina, però moderno, è qualcosa di veramente molto, non è il mosaico statico, le pietre sono mosse anche lì, no? Allora c'è un mosaico che occupa tutta una parete, alle volte quando parlo ai cardinali io gli indico di guardare queste scene. C'è un grande mosaico che rappresenta l'ultima cena, una tavola lunghissima. A un estremo della tavola c'è Maria Maddalena che lava i piedi a Gesù. All'altro estremo della stessa tavola eucaristica c'è Gesù che lava i piedi a Pietro. Mi pare una conferma, magari quello può interessare, questo che è evidente l'associazione fatta anche da Rupnik, che c'è un rapporto tra la donna che lava i piedi a Gesù e Gesù che lava i piedi agli apostoli, a tutti noi. Una qualche parola anche sulla terza parte, la Pasqua, mistero affollato. E si deve assolutamente dire che questo è un libretto originale, questo sì, è difficile aver trovato altrove. Per esempio, non ho mai visto valorizzata una figura che riguarda la seconda parte. La serva che nell'atrio del Sinedrio riconosce Pietro e dice: tu eri uno di quelli. Mai avevo fatto attenzione a questa serva che praticamente è a pietra di inciampo, è quella che costringe Pietro, che fa vedere a Pietro quello che era realmente, al di là delle sue proteste, anche se tutti ti abbandonassero io non ti abbandonerò. Ci vuole una piccola serva, una serva umile, anonima, per far cadere dal piedistallo questa presunzione di Pietro. E difatti padre Mariano ci dedica tutta una parte al ruolo di questa donna che con le sue ingenue riconoscimenti, ma sì, tu eri di quello, no? E si può immaginare la stizza di Pietro, dice: ma taci, maledetta serva, perché... E però l'importanza, perché veramente quella serva anonima ha fatto venire Pietro alla luce. Cioè Pietro ha dovuto demolire tutta la sua presunzione ed è venuto il Pietro umile, il Pietro penitente, che Gesù ha potuto mettere a capo della Chiesa. Mi ami tu più di tutti questi? È un Vangelo lì, diciamo proprio a alta concentrazione con tutto questo, perché il Vangelo è questo. Il Vangelo è la verità su di noi e su Dio, che noi siamo peccatori e Dio è l'unico santo che ci può fare santi. Pietro aveva bisogno di capire questo e è stata questa donna che l'ha aiutato a capire. Ma dicevo, la terza parte, la folla, anche qui ci sono associazioni che io non mi ero mai sognato di fare, neppure avevo letto, su questo fluttuare delle folle intorno a Gesù nella Settimana Santa, e questo fluttuare anche da un estremo all'altro, no? Evidentemente si presta una riflessione su quello che è il fenomeno della folla, che è stato sempre, no? Facile a manovrare, facile ad entusiasmarsi, ma più che la cattiveria, la volubilità della folla, padre Mariano mette in luce la responsabilità di chi manovra, di chi approfitta della volubilità della folla. Oggi potrebbe essere questo uno spunto per richiamarci alla responsabilità dei media, che sono quelli che oggi manovrano le folle, perché oggi c'è una folla non fisica che si trova in piazza, la folla di quelli che guardano lo stesso spettacolo televisivo. Quella è una folla gigantesca, no? Ed è facile manovrarla, fargli comprare quello che dicono loro, fargli pensare quello che vogliono loro. E un'associazione in questa parte che mi è sembrata molto originale e nuova è l'interpretazione che padre Mariano dà dell'ordine di Gesù alle donne di dire ai discepoli: andate in Galilea. Andate in Galilea, là mi vedrete.
l'invito ad andare in Galilea. Ora, la Galilea era, ce lo ricorda anche padre Mariano, era la zona di Israele più estrema, la periferia, era la periferia, tanto che nella Bibbia viene chiamata la Galilea delle genti, perché lì non era la pura razza ebrea, c'erano anche molti pagani, ed era considerata proprio, anche a Gerusalemme era considerata come una terra maledetta, da cui non poteva sorgere nessun profeta, nessun maestro, quindi a Gesù il fatto di essere della Galilea era un titolo di squalifica. Ora, cosa vuol dire che Gesù risorto invita gli apostoli ad andare in Galilea? Evidentemente a padre Mariano subito è tornato in mente, anche a me, l'invito di Papa Francesco ad andare verso le periferie. E credo che l'associazione, per quanto poetica, sia vera, opportuna. Gesù risorto invia la Chiesa a non a rimanere a Gerusalemme, serragliata nel Cenacolo, ma andare alla periferia. Lì è la periferia di Israele, oggi sono le periferie del mondo, le periferie non solo naturalmente geografiche, ma le periferie spirituali, morali, culturali del mondo. Allora termino dicendo grazie padre Mariano di questi sorsi, di queste vampate di profumo, di questi sorsi di vino buono che ci hai dato, e spero che molti possano celebrare una Pasqua più bella grazie a questo tuo lavoro.